Ciao ragazzi, già che avevamo ancora un po' di tempo e che ho avuto un'occasione in questi ultimi tempi di prendere un nuovo pezzo, vi presentiamo anche una corta, che il canale è sempre un po' carente di armi corte, e della Beretta, come ho detto, la Vegetta, ed è l'87 Target. La dotazione, vabbè, giustamente c'è la pistola, che è già una buona cosa. C'è il lucchettino di sicurezza della Beretta, quelli a nastro passante, diciamo, non so come chiamarli, che non uso. E poi c'è due brugole, questa qui, questa piccolina che poi vi faccio vedere per cosa servono, un mirino di ricambio e il cacciavitino della Beretta per regolare l'alzo e la deriva, eccetera, eccetera. Professional. Allora, poi abbiamo un secondo caricatore in dotazione sempre, quindi due, con la maggiorazione della soletta e basta perché il resto sono cose che ho aggiunto io. Ci ho messo il kit di pulizia e altre cose. Allora, mettiamo via questo e prendiamo la pistola. Come al solito scarica, faccio vedere che non c'è niente, mettiamo l'hold open e cominciamo un attimo a parlarne. Allora, è camerata in 22. Il 22 LR, giustamente, e è un calibro di cui abbiamo già parlato, mi pare. Quindi, se qualcuno di voi avesse qualcosa da chiedere, come al solito, non ci sono problemi. È una pistola che è, il fusto è impostato come l'84. E poi hanno cercato di fare una pistola M22 già abbastanza competitiva per avvicinarsi al tiro e per un maneggio comunque semplice e devo dire che l'ho provata, dà delle belle soddisfazioni a livello di precisione, quindi è divertente da usare. Vediamo un po' com'è composta. Allora, la meccanica è un po' diversa da quelle dalla Beretta, cioè non la meccanica, scusate, però diciamo l'impostazione, da come si vede, sembra molto differente dalla Beretta, tipo 92, quella che conoscono tutti. È composta da una canna che è, diciamo, fissata all'interno di un blocco che serve essenzialmente per avere del peso in avanti per evitare un eccessivo rilevamento, che anche se il calibro è molto piccolo, comunque su pistole leggere dà molto fastidio perché si alza tanto il tiro. Inoltre hanno aggiunto un contrappeso ulteriore che aiuta sempre a tenere la pistola giù durante il tiro. La canna è anche pesante, adesso vi faccio vedere lo smontaggio, comunque è una bella canna per il calibro che ha. E invece il carrello, il movimento, diciamo la parte in movimento della canna, quindi che quando si spara va indietro, che poi è la parte che tende a far rilevare l'arma, è molto leggera e quindi si ha un'arma bella ferma. Le fogliette di mira sono semplici, non ha riferimenti al trizio che, però devo dire che funzionano bene, fanno il loro lavoro. Come avrete visto, c'è la possibilità con queste guide qui di metterci un punto rosso o quello che volete per facilitarvi nel tiro. Vi ho già fatto vedere che scarica, andiamo a vedere lo smontaggio. Se questo qui lo tenete montato, vi serve per forza la brugola per smontare, quindi non è proprio uno smontaggio comodo da campo, diciamo. Quindi dovete inserire la brugolina. Piano piano. Ok, strette. Ora, soprattutto quando è nuova, è difficilissimo da togliere perché è bloccato. Comunque, tenete la pistola ben fissa e lo fate lavorare di fianco perché ha tre blocchi, vedete? Subito quando è nuova è difficile da togliere, però facendolo così si toglie facilmente. È pieno nella parte anteriore e qui è la parte di incastro. Leggete il manuale prima dell'uso. Per il resto
La pistola ha il classico smontaggio della beretta, ovvero premete il pulsantino che c'è qui, che vi permetterà di sollevare il fermo della leva di sgancio, e una volta fatto così vi rimane in mano. Il fusto, vi dicevo, è praticamente quello dell'84, hold open, sicura, ma sono tutte cose che mi sembra che abbiamo già visto con la Gerson, mi pare. Come al solito l'asta guida molla e la molla tenetela ben ferma, perché ha la brutta abitudine di scappare dalle mani. L'asta guida molla tra l'altro è in acciaio, la beretta di solito è in plastica, quindi apprezziamo. Poi il carrello, come vedete, appunto, essendo il 22 una percussione anulare, c'è il percussore a taglio sul bordo e l'estrattore che funziona veramente bene. Ora qui ci sono i due fori delle brugole del contrappeso, e qua vediamo due brugole più piccole. Togliendole è possibile rimuovere la canna. Ora io, essendo che è già tutta pulita, tutta a posto, non mi metto a smontare fino a questo livello, però nel senso, e poi non lo vedo una cosa utile tutto sommato, perché si riesce a pulire benissimo così. Una cosa che mi ha un po' sorpreso, e comunque sono rimasto contento, è che riarma anche le cartucce subsoniche, che sono cartucce praticamente meno cariche, quindi hanno una velocità di uscita più bassa e fanno meno rumore. Di solito le armi semiautomatiche hanno difficoltà a riarmare queste cartucce, perché sono un po' fiacche semplicemente. Invece con questa qui sono riuscito a riarmarle e sono stato contento, perché rimettiamola in sesto, rimettiamo il carrello a posto. L'asta guida molla è un po' difficile da far entrare, perché la molla deve proprio uscire, l'asta guida molla, e la molla deve rimanere dentro. Ok, sto giro mi è uscita bene la prova. Così è rimessa a posto. Facciamo i passaggi di prima. Se volete armate il cane, che vi viene più facile inserire il carrello. Poi quando è a fine corsa schiacciate di nuovo il pulsantino dietro e la rimettete a posto. Fate un check, carrellare scarrella, lo scatto funziona, quindi è a posto. A questo punto reinserite il contrappeso, vi aiutate, adesso non ce l'ho giustamente, quindi lo farò tra un attimo, con un martelletto di gomma, qualcosa per mandarlo bene a fine corsa, e poi controllate in modo che i fori delle brugole siano in pari, e riavvitate semplicemente le brugolette. Direi che non c'è tanto da dire su questa pistola. È una pistola divertente, se uno ha possibilità di avere un fondo privato chiuso in sicurezza, lì poi sono affari vostri, nel senso, e ha possibilità magari di usarla, è divertente perché è precisa. A me interessava, è stata abbastanza un'occasione, me la sono presa. Il prezzo di questa qui nuova, adesso, dato che la beretta è un po' salata, siamo sui 700 euro circa, mi pare di ricordare. Di seconda mano la potreste trovare intorno, penso, 400-350, vedete un po' voi. Mi pare che non ci sia nient'altro da dire, e è una pistola comunque che le munizioni non costano niente, e quindi e che non rovinano la canna, ma sporcano veramente tanto, quindi mi raccomando, pulitela sempre dopo ogni uso, perché il piombo nudo con la cera della 22 è una cosa tremenda per pistola. Ora vi saluto e alla prossima.